È il 1° giugno 2015, siamo all'esterno del in Corso Manfreda, all'esterno del comitato del sindaco Angelo Riccardi. Sono terminate, cioè stanno terminando l'esito delle amministrative, lei è di nuovamente sindaco. Tutto cambia affinché nulla cambi, sindaco? No, assolutamente no, non è così. Credo che questa competizione ci darà un consiglio comunale rinnovato e la città ha deciso di continuare questa esperienza amministrativa, lo ha fatto con un dato che secondo me è assolutamente inaspettato, perché la riconferma a Riccardi non arriva con una percentuale bassa o con un ballottaggio disperato che qualcuno ha cercato fino all'ultimo giorno dei miei competitor, arriva con una maggioranza larghissima del 61%, senza contare quello che sta accadendo, che io non so se la mia coalizione addirittura non si attesti molto al di sopra di questo dato, il che significa che la compagine, diciamo, che mi accompagnerà in consiglio comunale sarà molto più ampia, molto più solida, molto più forte. Ci sono stati momenti nel quali la trainata intervista si era detto preoccupato anche, ci sono stati momenti nel quale ha temuto di non potercela fare in queste amministrative? No, io sono stato sempre preoccupato e continuo adesso per certi linguaggi che vengono utilizzati, per spazi che vengono dati a persone, a tromboni che dovrebbero stare a casa e che continuano invece a passare per esperti del nulla, perché non è... Si ritroverà in consiglio comunale qualcuno di questi? Ma non lo so, io certo lo dico anche a voi, questa è gente che non ne ha beccata una, né sul piano, diciamo, dell'analisi, né sul piano sociologico. Faccio fatica a capire come trova spazio gente che non ne becca una nella vita. Ecco, adesso da dicembre, da novembre, Manfredonia è nell'ottica delle elezioni, dalle primarie ad oggi. Finalmente adesso ci saranno 5 o, come qualcuno continua a dire, 3 anni solo di amministrazione. Ci può concentrare solo sulle amministrazioni. Questo è un vasto problema. Cioè, dire che l'amministrazione durerà 3 anni... Dire, come dice qualcun altro, che io avrò problemi giudiziari tali da dover lasciare prima, un altro falso problema. Cioè, sono gente di... Allora, quando si cerca a tutti i costi un elemento, diciamo, per buttare fango addosso all'avversario, si ha la disperazione. La disperazione è un brutto problema. Io sono preoccupato per la città, io devo dirlo. Però adesso avremo solo anni di governo, di amministrazione, di progetti, non più di elezioni. Assolutamente no, ma questo è indubbio, io non ho nessuna intenzione di interrompere l'esperienza prima. Vuole ringraziare qualcuno, con questa terminiamo, per questa sua affermazione? Tutti quelli che mi hanno sostenuto, in particolare la mia famiglia che mi è stata vicina in questo periodo che non è stato semplice. Grazie. Grazie.